Allora, siamo arrivati all'ultimo miglio di questa campagna elettorale breve, intensa e non esaltante, e lo farò da sola. No, lo farò con Luigi Di Maio. Prego, accomodati. Ho avuto un momento di panico, mi vedevo davanti tutte e 6 volte. Al volo, ce l'abbiamo fatta. Allora, è arrivato a trovarci Luigi Di Maio e, come sapete, è uno dei protagonisti della campagna elettorale e io faccio una previsione, credo che lo sarà anche dal 5 di marzo in poi. Perché ha delle sedie vuote di fianco a lui? Perché ci sta portando con sé alcuni dei ministri che ha già presentato, come sapete, mandando una mail al Quirinale. Due sono ministri che lui riporta qui con lui e che abbiamo già visto, perché sono stati l'altra sera con lui a Di Martedì da Giovanni Floris, e gli altri due sono invece dei ministri che ci presenterà la prima volta qui all'Aria che Tira. Secondo alcuni è stato uno sgarbo istituzionale. Secondo altri, oggi Renzi dice è stato come il fantacalcio. Io le dico una cosa, da napoletana a napoletano, non è molto scaramantica questa scelta di tirare la fila fuori. Infatti, ho un cornetto per lei, perché penso che te, ministri, le convenga tenere il cornetto. Lo prendo volentieri, napoletano. Vediamo un momento le polemiche intorno a questa squadra e poi dopo ci presenta i suoi ministri, Di Maio. Per la prima volta c'è un governo ombra che si presenta prima delle elezioni. Non è un governo ombra quello che ha in testa Luigi Di Maio, è la squadra 5 Stelle che dovrà guidare l'Italia. La squadra sarà presentata al completo oggi pomeriggio. Sono entusiasta della squadra che stiamo costruendo e delle persone che stanno dando la loro disponibilità. Sono un patrimonio di tutta l'Italia. In tutto i ministri saranno 17, oltre a quelli svelati, il campione olimpico di nuoto, Domenico Fioravanti, designato allo sport, e Andrea Roventini, al Ministero dell'Economia. Fra gli avversari lo scetticismo dilaga. Chi volete come Ministro dell'Economia? Pier Carlo Padoan o Di Battista? Noi vogliamo Pier Carlo Padoan. E nemmeno 24 ore dopo l'annuncio scatta la prima polemica. Protagonista Lorenzo Fioramonti, accusato di aver sostenuto il boicottaggio contro Israele. Una notizia non vera è già chiarita da Fioramonti, replicano i 5 Stelle. Malumori si segnalano anche all'interno del movimento, dove la base lamenta le scelte non condivise e alcuni scheletri nell'armadio dei candidati ministri. Il mio cuore è tradizionalmente battuto a sinistra. Io con Luigi Di Maio lo so bene. Divide anche la scelta inusuale di aver presentato la lista a Mattarella non solo prima delle elezioni, ma anche via email. Credo che sia uno sgarbo istituzionale fare tutto questo telefilm col capo dello Stato, che però lo presenta ai cittadini e dice chi sono queste persone, è una cosa buona. Annunci e polemiche a parte, però, rimane il nodo cruciale. Perché ci sia un governo, ci deve essere una maggioranza che lo sostenga. Chiederemo al PD i voti per fare un governo. C'è un piccolo particolare, Luigi, è che noi ti riteniamo incompetente e incapace di guidare questo paese. Allora, Di Maio, ora arriviamo perché voglio che lei mi parli di tutti i ministri, voglio anche conoscerli, però la prima domanda che devo farle è questa, lei ha scelti da solo questi ministri? Sono persone che rappresentano la nostra idea di paese, ma voglio dire anche che le ho scelte come proposta di patrimonio per l'intera Italia, non sono persone legate al movimento in senso stretto, le conosco, sono persone che hanno una loro storia professionale e personale, oggi ve ne presenterò qualcuna che parla da sola, come storia, ma che rappresenta anche un modo diverso di fare politica, un modo diverso di stare a capo di un ministero. In questi giorni ho visto tutti che attaccano la mia squadra di governo, senza averne una. Berlusconi aveva detto che voleva presentare una squadra di governo prima delle elezioni, è riuscito a presentare Brunetta all'economia, grande rivoluzione. 20 anni hanno governato e presentano gli stessi degli ultimi 20 anni. Allora, ti fermi allora, un attimo, voglio concludere un'ultima cosa. Renzi dice che io gli ho chiesto i voti per governare. Renzi, chi te se fila? Io spero che il Movimento 5 Stelle arrivi alla maggioranza assoluta domenica. Allora, le faccio un'obiezione, perché questo movimento è nato, è cresciuto e ci è abituati a uno slogan. Uno vale uno. In realtà, secondo molti, lei, ormai il movimento tutto fa riferimento a lei, che è un po' tipo Marchese del Grillo. Io so io e voi non siete puntini puntini. Tant'è vero bellissimo, che Emiliano Galli ha pure ovviamente fatto, guardi, no. Ha fatto Del Vivaio in versione Marchese del Grillo. Guardi, io a settembre
A settembre sono stato eletto dagli iscritti del Movimento capo politico e candidato premier del Movimento. Da allora io sono al lavoro sulla squadra di governo, sulla presentazione di un programma con tutte le coperture economiche, sulla campagna di questi mesi che avete visto, che abbiamo fatto 20.000 chilometri in 2 mesi e mezzo parlando con milioni di italiani, e sulla presentazione delle liste. Credo di aver mantenuto tutte le promesse. Avevo promesso agli italiani di presentare tutti i ministri prima delle elezioni e oggi alle 15.30, per la prima volta nella storia, una forza politica presenta non solo il candidato premier, ma tutti i candidati ministri prima delle elezioni politiche. Allora, senta, questo... lei in questo gruppo di ministri ha presentato un generale, un campione olimpico, quattro professori universitari, perché non c'è un politico? A parte il fatto, aspettate di conoscere tutta la squadra, ma la direzione politica di questo governo la do io come candidato premier. Deve essere chiaro che quando si fa una squadra di governo... Sarà l'unico politico, si lei? Devono mettere... Aspettare, 15.30, adesso ormai mancano poche ore. Ci sarà un politico. Non potete pretendere... Le persone però che presento sono quelle che conoscono la materia del loro ministero, cioè loro portano le conoscenze, l'esperienza, perché non sono teorici, sono persone che mettono testa e cuore nelle cose, quindi se fai la riforma delle pensioni ti devi preoccupare di che fine facciano i pensionati, non di far quadrare soltanto i conti, questo è importante. Ma la direzione politica di realizzazione del programma la dà il Presidente del Consiglio dei Ministri. Però testa e cuore ce l'hanno messo pure Padoan e Fornero, che erano dei numeri uno nel loro campo prima di andare al governo. Se lei sta dicendo che la Fornero ha messo umanità nella sua riforma, ha pianto lacrime di coccodrillo, io le definisco quella che ha dato, che ha fatto quando ha fatto la... Però io ovviamente la pensiamo diversamente. Comunque, detto questo, la differenza tra il governo Monti e il suo, fatto anche quello di professori, è che lei ha la guida politica, invece Monti era un tecnico a sua volta. Quelle mi erano persone che hanno... soltanto fatto quadrare i conti anche in malo modo, con una ricetta sbagliata, che era quella di tagliare alle pensioni, alla sanità, all'istruzione per mettere nell'abbassamento del debito, e hanno fallito perché? Perché il debito continua a segnare nuovi record. Io ho individuato per il Ministero dell'Economia Andrea Roventini, che all'età di Macron, ma già scrive con un premio Nobel, ed è nel top 10% a livello mondiale di tutti gli economisti, ed è una di quelle persone che cambierà l'approccio dell'economia in Italia, che significa che dobbiamo cominciare a mettere risorse fresche per investire nelle strade, nelle autostrade, nelle ferrovie, nel lavoro, nell'edilizia, per far ripartire il lavoro. Senta, e quindi l'economia. Mi dica una cosa, a proposito di fuoriclasse invece della politica, certamente nel vostro movimento è Alessandro Di Battista, lo vuole al governo con lei? Alessandro, ovviamente, come ben saprete, ha deciso di non ricandidarsi nonostante si è fatto una campagna elettorale in tutte le piazze d'Italia. Pazzesca, la seguiamo. Pazzesca. Però lui mi ha detto che non voleva far parte della squadra di governo perché vuole prendersi un po' di tempo per stare con Andrea, suo figlio, e la sua compagna. Quindi e non ci sarà Di Battista. Lo rispetto perché lui aveva tutte le porte aperte per la sua carriera politica e ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia. Tutta la mia ammirazione. Pubblicità, poi abbiamo i nuovi ministri. Quali sono i nuovi ministri che ci prende? Mi dica solo i ministeri, non i nomi. Mi presento il ministro della salute e il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Pubblicità, torniamo subito, rimanete con noi naturalmente. Allora, siamo qui con Luigi Di Maio, stiamo per conoscere altri ministri della sua squadra. Però mi perdonerà, ma devo dedicare 2 minuti al meteo perché oggi è molto importante. A parte, bisogna fare un applauso sotto corona perché a Roma non ha nevicato, sotto corona l'aveva previsto, diciamolo. Parlaci invece del resto d'Italia, perché invece la situazione al nord è grave, se ho capito bene. Non era così difficile. Allora, la situazione è questa. C'è una zona di bassa pressione, grosso modo sulla Sardegna. I venti ruotano in senso antiorario, questo significa che arrivano venti da est al nord e fa ancora freddo, e sono arrivati, facendo salire le temperature fra ieri e oggi di quasi 10 gradi, al centro e al sud i venti caldi. Guardate le nevicate, soltanto le nevicate previste nelle prime 12 ore, tutto il nord, vedete, ma vedete come scendono vicino alle zone centrali, prendono tutta la Toscana. Guardate le nevicate previste nelle seconde 12 ore, cioè da adesso a mezzanotte, come risalgono. Questo significa che c'è l'aria calda che sta facendo il suo effetto. Per quello che riguarda il tempo in sé, oggi, domani e dopodomani sono giornate di pioggia.
un po' ovunque, ma con temperature appunto via via più alte. Chiuderei con un flash, ce lo manda Giorgio, non so da dove, però l'inverno si sta allontanando, la primavera è vicina. Che bella! E questo vuol dire tanto. Grazie, dottor Corona. Dopo questa campagna elettorale arriverà perfino la primavera, signori miei. Allora, Luigi Di Maio, da chi vogliamo partire? Che ministro mi presenta per primo? Partiamo dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. È la prima volta che un dirigente scolastico risiede in questo ministero e ricopre questo incarico, ma non è un dirigente scolastico qualsiasi, è il dirigente scolastico dell'istituto più innovativo che c'è in Italia, pubblico, che è l'Istituto Maiorana di Brindisi, di cui voi vi siete occupati, perché ha rivoluzionato il metodo di insegnamento per i ragazzi. E pensi che ci sono famiglie che iscrivono i loro figli dal nord Italia a questo istituto a Brindisi. Io sono stato da lui, lo abbiamo conosciuto in questi anni perché ha sviluppato una rete degli ebook per permettere alle famiglie di risparmiare sui libri di testo per i loro figli, in quanto ci sono libri digitali che si implementano durante la lezione. Allora, ce lo presenti. È il dottor Salvatore Giuliano. Benvenuto. Grazie. Salve. Grazie. Ben trovato. Grazie. Prego, si accomodi vicino a Luigi Di Maio. Ciao, sono grazie. Benvenuto per essere qua. Okay. Allora, ha detto, leviamoci subito il dente, perché Di Maio ha detto che vi siete già conosciuti, che lui è già venuto a trovarla. Ho letto ci sono state delle polemiche sul fatto che lei ha fatto un'iniziativa politica con Di Maio a scuola e hanno detto che la politica non dovrebbe mai entrare in classe. Come vuol rispondere a questa politica? Infatti non è stato assolutamente un intervento di natura politica. Ci siamo conosciuti e ha visitato la nostra scuola, l'onorevole Di Maio, e ha appreso tutto quello che noi facciamo da diversi anni, quindi non si è parlato assolutamente di politica, una polemica strumentale. Mi dica una cosa, lei la vuole abolire la buona scuola? No, io ritengo che la buona scuola debba essere sicuramente superata e migliorata. Ma non abolita? No, sicuramente. I 130.000 stabilizzati li considero una buona notizia? Beh, ritengo proprio di sì, erano precari, che molti di loro precari che aspettavano da tantissimi anni, e sicuramente occorrerà continuare nel senso di assorbire tanti docenti che sono precari. Di Maio, non è tutto da buttare quello che ha fatto Renzi, ha detto Giuliano. Sicuramente, noi come abbiamo detto con Salvatore, non condividiamo l'impianto della buona scuola, è una legge nella quale bisogna superare tutte quelle che sono le criticità che stanno sparando gli insegnanti in giro per l'Italia, dal sud verso il nord, e come ci siamo detti nel nostro programma, la buona scuola non investe tante risorse nell'edilizia scolastica, non investe risorse nella scuola degli studenti, e riportare al centro l'alunno, come ha fatto Salvatore all'Istituto Maiorana di Brindisi, significa sicuramente non fare un'altra riforma, ma cominciare ad eliminare gran parte della buona scuola. Mi presenti il secondo ministro. Il ministro della Salute è uno scienziato, si chiama Armando Bartolazzi, è un professore, e non solo professore, ma è anche... Prego, Armando. Salve, ben trovato. Prego, si accomodi. Eppure un gentiluomo, erano anni che non mi baciavano la mano in mano in questo studio. Bravo, Armando Bartolazzi. Il professor Armando Bartolazzi è uno scienziato, ma io l'ho apprezzato perché è uno di quelli che continua ad operare nell'ospedale, è all'ospedale Sant'Andrea di Roma. E oltre ad essere un patologo, oltre ad essere un oncologo, è anche uno scienziato che ha scoperto una innovazione per la diagnosi della tiroide, ma è soprattutto una di quelle persone che si sporca le mani, cioè che sta sul campo, che non sta solo a teorizzare, ma sta lì, ha scelto di stare negli ospedali a aiutare le persone, a aiutare gli italiani, allora, a aiutare i pazienti. Bartolazzi, anche con lei, leviamoci subito il dente. I vaccini, sì. La grande polemica di questa campagna elettorale. Lei è Novax, pensa che i vaccini vadano fatti, quanti, guardi, come? In tempi non sospetti, in questo paese, parliamo di oramai decine d'anni fa, abbiamo sconfitto la poliomielite, abbiamo sconfitto il vaiolo, con una semplice campagna di informazione. Cioè, i vaccini sono essenziali, sono importanti, soprattutto alcuni vaccini. È chiaro che la problematica si sposta su come vengono proposte queste cose. Quindi bisogna spiegare cosa fare. Ma perché tutti gli italiani hanno ben chiaro che quando c'è una certa emergenza il vaccino è essenziale. È stato dimostrato tantissimi anni fa. Quindi quello che secondo me va corretto è il modo di propinare questi strumenti.
se noi chiudiamo la scuola, meglio, ma farli esatto, tutti, se noi chiudiamo la scuola perché non c'è delle vaccinazioni in questo paese. Scusi? C'è stato un calo delle percentuali di vaccinazione. C'è stato un calo, forse c'è stato un calo anche nella corretta informazione dal mio punto di vista, perché se chiudiamo le porte ai bambini che non vanno a scuola perché non accettano il pacchetto di 10-15 vaccini, chiudiamo anche le metropolitane perché la gente non può entrare se non è vaccinata, chiudiamo i ristoranti, chiudiamo gli ospedali. Quindi li farebbe entrare a scuola quelli che non si vaccinano? Il problema è, bisogna fare una campagna corretta, ci sono vaccini essenziali che vanno fatti, come abbiamo fatto tutti noi. Alcuni vaccini possono essere anche discussi, se c'è un'emergenza sanitaria nel paese, chiaramente è compito del Ministero della Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità, fare una corretta informazione per convincere la gente. Allora, prima di vedere gli altri due ministri, vorrei che il prossimo 21, nel caso vada tutto bene, poi arriveremo anche lì, perché se ho capito bene deve essere un governo monocolore grillino, insomma non sarà semplicissima, Di Maio. Prima vorrei che il prossimo 21 eventuale ministro della scuola ascoltasse una cosa. È una lettera di un ragazzo che voterà per la prima volta e che chiede a questo paese di occuparsi della scuola. Sentite. È arrivato, eccolo, prego. Lorenzo leggerà per noi una lettera. Caro Lorenzo, girati di là, devi guardare la telecamera. Bravo, ecco, va. Stai perfetto, Lorenzo, vai. Caro futuro governo, parlare di giovani significa parlare di tutti, di chi studia a scuola, all'università, e di chi ha lasciato gli studi, di chi lavora ma anche di chi non ha un lavoro, si è rassegnato nella ricerca, o di chi è diventato imprenditore di se stesso. Ed è in noi giovani l'Italia che verrà. E l'Italia che verrà non si conosce. Basti pensare che un ragazzo che va al liceo oggi andrà in pensione nel 2080. La società e del mondo del lavoro è in continua evoluzione. In questi ultimi 10 anni, ad esempio, nel mondo della comunicazione sono nati tanti nuovi lavori e professioni, per le quali nessuno era preparato. Noi però sappiamo dove l'Italia del futuro nasce, ovvero dalla scuola. Per questo la sfida per il nuovo governo è quello di non pensare a 5 anni, ma a 50 anni, di non pensare al domani, ma al dopodomani, e assumersi la grande responsabilità di puntare sulla formazione, sulla scuola e sull'università, che non diano solo nozioni, ma che aiutino noi ragazzi a sviluppare la capacità di crearci da soli le competenze per affrontare un mondo che cambia ogni giorno. Questo significa anche garantire a tutti l'accesso agli studi, con borse di studio, trasporti e strutture adeguate per tutti, anche per i diversamente abili, e anche l'abbattimento del caro libri. E nel fare questo non si può dimenticare di aiutare chi è rimasto indietro, chi un lavoro non ce l'ha o chi ha deciso di rassegnarci. Dare loro una nuova opportunità da sfruttare per rilanciare e cambiare la propria vita. Fedez dice così in una canzone: adolescenti che non cercano lavoro, voi parlate spesso dei giovani e poco con loro. Quando chiedono, impartiscono, pretendono e proibiscono in questo mondo malato, il sogno è diventato un sintomo. Noi sogniamo ogni giorno. Purtroppo questo è il nostro problema. E ci dovreste permettere di sognare non di notte, ma di sognare ad occhi aperti. E ci dovreste permettere di andare fuori dall'Italia non per necessità, ma per sfruttare un'opportunità. Magari poi anche rimanerci, ma avere un paese che sia sempre pronto ad accoglierti. Noi non siamo una gioventù bruciata, ma siamo una gioventù incendiaria che aspetta solo un'opportunità, una scintilla da giocarsi. Un'opportunità che deve essere data a tutti, in ogni campo, dalla Sicilia al Trentino, dal centro città alla periferia, ed uguale per chi conosce qualcuno o per chi non conosce nessuno. Per questo creare occasioni e rimuovere gli ostacoli per le ragazze e i ragazzi è l'obiettivo che deve darsi il nuovo governo. L'Italia che verrà è in noi giovani ed è quindi necessario rimettere al centro del prossimo governo la questione giovanile e trasformare il fermento dei giovani in uno strumento per tornare ad essere tutti competitivi. Perché se perdono i giovani, perdono tutti, ma se vincono i giovani, vinciamo tutti. Grazie Lorenzo, bravissimo, bravo. Allora, voglio dirvi una cosa con sincerità. È il secondo ragazzo del 99 che parla questa mattina, l'altro ha parlato con il ministro Minniti e io sono colpita e commossa, perché diciamo sempre che questi ragazzi non vogliono fare niente, sono fannulloni. Hanno fatto 2 lettere bellissime, con dentro tanto di quello che vorrebbero da questo paese. Proviamo a darglielo, veramente. Bravo Lorenzo. Allora, Di Maio, cosa gli vuol dire a questo ragazzo? Io con il numerino anche, no? Andremo in pensione nel 2080, fa una certa impressione.
Sì, io sono stato uno di loro non molto tempo fa. Ero Berlusconi uno di lo ricorda sempre, diciamolo. Sì. Forse anche con un pizzico di invidia magari lo ricorda. Posso dire questo, che a un certo punto ho smesso di aspettare che qualcuno mi desse l'opportunità e ho deciso di andarmela a prendere. Qui non si tratta, domenica, i giovani che vanno a votare, di andare soltanto a votare. Si tratta di cominciare un percorso di partecipazione attiva. Lui ha detto siamo una generazione incendiaria, nel senso sì, che appena ha tanta voglia di fare, tanta voglia di partecipare. Non sempre oggi lo Stato, come è costruito, ti mette in condizioni di poter esporre tutto quello che vuoi fare e riuscire a realizzarlo. Però è anche un momento in cui le nostre generazioni, ora quelle dei trentenni, ma anche dei quarantenni, dei cinquantenni e quelle dei ventenni, devono combattere, perché è un momento di trasformazione. Come si combatte? Con gli strumenti democratici. Io credo che questo paese si possa cambiare con la democrazia e con gli strumenti che ci dà la nostra allora, Costituzione. Allora, prima di far entrare gli altri due ministri, Di Maio, ho da fare una domanda importante, almeno secondo me. Questa sua squadra è una squadra dei sogni, è una squadra che è perfetta se voi vincete le elezioni col 40%, fate un bel governo monocolore a 5 stelle. È una probabilità, naturalmente, come lei sa, molto difficile. In alternativa lei dovrà trattare, anche perché trattare in politica non è una brutta parola, se uno lo fa alla luce del sole e lo fa aspirando a un obiettivo comune, lo si può fare con gli altri, non trova? Io ho sempre detto questo. In questi anni ho visto troppe persone dentro quei palazzi convincersi che fare politica significa lavorare per quelli dentro al palazzo. Se iniziamo a cambiare prospettive, a dirci nella prossima legislatura dobbiamo lavorare per quelli fuori dai palazzi, per i cittadini che ci hanno eletti e che ci hanno mandati però lì. Però per lavorare per quelli significa, fuori non ne voti abbastanza, dovrà parlare con gli altri partiti per significa forza. Sicuramente parlare con le altre forze politiche, come ho sempre parlato in questi anni da vicepresidente della Camera, ma soprattutto mettere al centro i temi. Quindi, ma vorranno avere anche dei ministri le altre forze politiche. È come al solito, stiamo parlando, che voi mi dovete dire, chiave in mano. Io voglio chiedere a questa gente, quelli degli altri gruppi, perché no queste eccellenze a capo di un ministero? Perché no Andrea Roventini, che è uno che scrive con i premi Nobel, a capo del Ministero dell'Economia? Perché devono sempre regala i voti al governo mettere di un altro, Di Maio, lei su questo deve dentro farci conti. Bisogna uscire da questa logica, sennò finiremo nella stessa logica in cui si fanno le elezioni, due settimane, si dividono le loro poltrone e poi scompaiono i cittadini dal programma politico del Paese. Se vogliono mettere al centro i temi, io sono a disposizione. E da lunedì ci mettiamo tutti al lavoro a creare il programma dei lavori della 18ª legislatura. Con i suoi significa ministri. Che significa? Che noi abbiamo presentato, ma non sono miei, queste persone sono patrimonio del Paese. Io ho alla mia sinistra uno scienziato, alla destra un dirigente scolastico dell'istituto più innovativo d'Italia, che ha raddoppiato il numero di iscritti a quell'istituto. Stiamo parlando di persone a cui tutto il Paese deve guardare come un patrimonio, senza voler essere arroganti, però come le persone giuste. Ne ho piene le scatole di Alfano entrare, agli esteri, sinceramente. È il momento di mettere persone competenti a capo di questi ministeri. Allora, gli altri due ministri sono Lorenzo Fioramonti e Alessandra Pesce. Prego, ministro dello sviluppo economico Lorenzo Fioramonti, ministro dell'agricoltura Alessandra Pesce. Ben trovati, che avevo già conosciuto in televisione. Fioramonti, è bene che lei sia qui stamattina, perché lei è diventato già il primo, come dire, bersaglio della polemica politica. Perché pare, adesso io le dico esattamente qual è la storia, la comunità ebraica ce l'ha con lei perché lei in passato ha detto favorevole al boicottaggio di Israele, leggo testualmente. Il boicottaggio è la chiave per aiutare la battaglia per una pace sostenibile ed equa in Medio Oriente. Sono delle parole che lei usò per motivare la sua rinuncia a partecipare ad un forum sulla gestione dell'acqua a livello mondiale. E in quella occasione fece un'intervista al Daily Vox, un quotidiano sudafricano, dicendo le soluzioni adottate dagli israeliani nascondono in realtà lo sfruttamento sistematico della comunità palestinese. Israele va boicottata, lei lo conferma? Io ritengo questa polemica del tutto surreale in realtà. Questo è un convegno di vari anni fa, un convegno completamente tecnico, dove si doveva parlare di questioni che anno era? Legate al 2015. 2016, dice qua. In realtà quella faccenda risale al 2015, perché poi il convegno è stato cancellato. Vorrei anche mettere per inciso... Non c'è mai costato il convegno. Ma perché io dovevo essere... Vede... Per colpa sua lo cancellarono. Ma in realtà il convegno era intorno a me.
si presentava la mia ricerca, questo è il problema che tanti scienziati però incontrano. Però torniamo al punto, che idea ha lei su Israele? Lo dica così. Mi viene chiesto di fare, di presentare la mia ricerca, tra l'altro in un contesto totalmente diverso per quanto riguarda l'Africa australe, e io volevo fare un discorso tecnico sull'acqua come argomento di sviluppo sostenibile. In ma realtà io infatti non l'ho chiesto fuori... perché non c'è andato, le ho detto secondo lei Israele avrebbe boicottata, ma sì no, o ma no? No, guardi, io ho lavorato in Israele, io sono visiting professor all'università israeliana, oggi ho ricevuto messaggi di solidarietà da parte di miei colleghi israeliani. Io addirittura quando ero studente ho lavorato con l'amicizia ebraico-cristiana a Roma proprio perché credo nel dialogo. Quel convegno non aveva nulla a che fare quindi con le questioni. Quindi mi perdoni, che sono io posso affermare che Lorenzo Fioramonti non è per boicottare Israele. Assolutamente, sono completo, non ho mai detto questa cosa qui, e il convegno non aveva nulla a che fare con questo. Io abbiamo sono, dato una sono buona convinto. Però, dottoressa Merlino, possiamo dire una cosa su questo? Allora, però si fermi un attimo, pubblicità posso... e poi me la dice. Va bene. Pubblicità, poi Di Maio ci spiega. Pubblicità. Maleducatamente dovuto per ultima la signora Alessandra Pesce, ministro possibile dell'agricoltura. Prima Salvatore Giuliano ha detto per me non è tutto da buttare via, è da migliorare e da cambiare. Lei pensa la stessa cosa per il suo ministero? Ho capito che lei ha detto che il ministro Martina ha fatto anche cose buone. Ma io sono convinta che ci siano state certamente delle cose buone. Mi riallaccio anche alla lettera di Lorenzo perché su quel solco io vorrei incidere. Perché un'azione forte che bisogna assolutamente rinforzare è quella in favore del ricambio generazionale in agricoltura. No, l'agricoltura notoriamente attrae poco i giovani, ma questo non è vero negli ultimi anni. C'ha un certo appeal, però occorre formazione, occorre innovazione, perché l'agricoltura dei nostri nonni non è l'agricoltura che facciamo oggi, fortunatamente per i nostri giovani, perché fare l'agricoltura significa fare dei lavori molto stancanti, usuranti, ma bisogna avere anche idea di mercato, bisogna avere la modalità... È un settore molto interessante in grande espansione, io sono d'accordo con lei. Quindi... Allora, prima che Di Maio ci concluda il ragionamento, che voleva dire una cosa, però, dato che questa è stata la campagna elettorale connotata dalla maledizione del congiuntivo per Di Maio, ho deciso di fare un piccolo test, ci aiuterà Salvatore Giuliano come prossimo ministro no, della io non scuola? Presto, assolutamente no. Non mi presto a io questi io non mi presto a sta roba qua. Assolutamente. Anche perché, come ho sempre detto, alla fine di una giornata non sbaglio solo i congiuntivi, sbaglio anche il pianerottolo di casa dopo le giornate pesantissime. Vorrei chiarire... Volevo buttarmi sul gerundio, però... Possiamo cominciare a sbagliare i gerundi, se volete. Queste sono le due frasi, le vuol dire lei, Giuliano? No, no, io volevo aggiungere qualcosa sulla... Non vogliono parlare di congiuntivi. No, vogliamo parlare di scuola, per quanto mi riguarda. Quindi, dicevo, il superamento della buona scuola, ma intervenendo su tutti quegli elementi che hanno alterato i rapporti proprio di serenità all'interno delle istituzioni scolastiche. Guardi, io sono un uomo di scuola, vivo nella scuola, vivo per la scuola. E la legge 107 ha creato diverse situazioni anche conflittuali importanti. Allora Giulia, io le prometto che torneremo a parlare di scuola perché è un grande tema, sì. Sono d'accordo con lei e che lei tornerà a trovarci, glielo auguro tra l'altro perché vuol dire che sarebbe diventato ministro, ma se no verrà comunque perché noi abbiamo molto a parlare con chi lavora nel sociale del nostro paese. Concluda lei però Di Maio, voleva dire qualcosa su questa scuola, forse anche sul tema... che abbiamo toccato col Ministro dello Sviluppo Economico. Sì, perché per esempio l'attacco a Lorenzo Fioramonti, che è il nostro candidato al Ministero dello Sviluppo Economico, ieri è partito dal PD, poi la comunità ebraica invece ha fatto un comunicato dicendo che ha apprezzato il chiarimento di Lorenzo Fioramonti, che riguarda un convegno in cui si parlava dell'acqua e della funzione sociale dell'acqua. Siccome non si era accettato questo concetto... Hanno apprezzato, se ho capito bene, il fatto che lei ha detto che 5 Stelle non sono contro Israele. Ma hanno apprezzato anche il chiarimento di Lorenzo Fioramonti. Io vedo da diversi giorni un attacco continuo verso queste persone, che le ringrazio perché hanno deciso di metterci la faccia, pur non avendo nessun paracadute, nessun collegio sicuro, ma semplicemente per spirito di servizio al Paese. E quelli lì non dovrebbero trattarli in questo modo, anzi dovrebbero cominciare ad ambire, ad avere queste competenze a capo dei loro ministeri e non la gente che hanno lottizzato tra partiti e tra coalizioni in tutti questi anni. Fioramonti tornerà anche lui, naturalmente. Io purtroppo il tempo è finito, scusatemi, siete tanti. Stamattina torneremo presto a parlare con loro. Pubblicità, in bocca al lupo a Luigi Di Maio per queste 68 ore
di campagna elettorale. Ci vediamo domattina alle 11 come sempre.